Barcellona, l'imam voleva farsi esplodere contro la Sagrada Famiglia. L'imam di Ripoll Abdelbaki Essatti, il leader della cellula che ha colpito sulla Rambla, voleva immolarsi come kamikaze in un grande attentato a Barcellona, ha detto al giudice nell'interrogatorio uno dei detenuti del gruppo, riferisce El Confidential. Nel covo di Alcanar dei killer di Barcellona, esploso il giorno prima dell'attacco, è stato trovato un documento dello Stato Islamico. Lo ha reso noto il giudice che sta seguendo le indagini, secondo quanto riporta Sky News. Alcuni membri della cellula terroristica responsabile degli attentati di Barcellona erano in Francia poche settimane prima dell'attentato. Lo ha affermato il ministro dell'Interno Gérard Collomb, sottolineando che l'Audi A3 utilizzata per l'attacco a Cambrils era stata fotografata da un autovelox nella regione parigina. Questo gruppo è venuto a lavorare a Parigi ma è stata un'andata e ritorno rapida, ha aggiunto. È finita la fuga di Youne Sabou Yacoub, il 22enne marocchino autista killer di Barcellona, ucciso a Subirats, a nord della città catalana. Le salme delle vittime italiane e la moglie e i figli di Bruno Gulotta, accolti la notte scorsa dal presidente Mattarella a Roma, sono arrivate a Verona con il Boeing dell'aeronautica militare. Ad accoglierli il governatore Luca Zaia. Youne Sabou Yacoub, il killer della Rambla ucciso ieri nei vigneti di Subirat, avrebbe fatto 34 km a piedi da solo per sfuggire alle ricerche e ai posti di blocco della polizia camminando di notte e dormendo di giorno, secondo la prima ipotesi degli inquirenti ripresa dalla stampa spagnola. Quando è stato finalmente intercettato e ucciso, Younes aveva un aspetto sporco e trascurato, scrive l'Avanguardia. L'ultima volta che era stato visto, da un testimone giovedì sera alla periferia di Barcellona, si trovava a 34 km dal luogo in cui è stato ucciso. Ma non portava gli stessi abiti che aveva giovedì nell'attacco contro la folla alla Rambla. Non è chiaro dove possa esserseli procurati. Gli altri 11 membri della cellula terrorista non potevano aiutarlo, erano morti o detenuti. Indossava una falsa cintura esplosiva e aveva con sé 3 coltelli. Il giorno prima sua madre aveva lanciato un appello perché si consegnasse alla polizia, preferisco vederlo in prigione piuttosto che morto. E 5 giorni dagli attentati di Barcellona e Cambrils ci sono ancora 43 feriti ricoverati, 7 dei quali considerati in condizioni critiche, riferisce la TV pubblica spagnola RTVE. I 2 attentati avevano fatto 15 morti, tra cui 3 italiani, e 134 feriti. Tutte le vittime sono state identificate.